Per il posticipo della decima giornata è in programma Rinascita Ponzacco Vico Pisano, partita molto attesa per le sorti di entrambe le squadre. La Rinascita potrebbe inseguire ulteriormente la capolista. Intanto vediamo il gioco iniziato, un tiro di Fabozzi alto sopra la traversa e il Vico Pisano deve chiaramente far punti per togliersi dalla bassa classifica. Vediamo intanto Cavallini, un tentativo del Vico Pisano ma non va a buon fine. Il direttore di gara è il signor Salvadori. Qui vediamo inquadrato il bomber Aringhieri, neo ex dell'incontro. Qui c'è una spallata di Paoletti che suscita un po' di perplessità, perché la spallata sembra molto energica, a farne le spese sembra proprio il DS Guerrini che viene letteralmente scaraventato alla rete. L'ex Aringhieri si va a sincerare delle condizioni del suo ex DS. Intanto si protesta perché il gioco non riprende. Il Vico Pisano chiede di accelerare i tempi. Arriva anche Mister Rossi. Andate là, la prossima si va fuori due alla volta. Ora basta. Tutti in piedi a urlare. Andate tutti là. Là davanti alla panchina. Davanti alla panchina. Forza. Dai, dai, ve la. Forza. E se non ci può nemmeno guardare. No, no, no. No, ecco, sembra che fuori, il direttore di gara, il signor Salvatore, sia stato molto esplicito. Si riprende con un calcio di punizione, se ne incarica Davide Ancora dai 16-17 metri. Il tiro Paoletti con le braccia, braccia alte, il Vico Pisano protesta. Il signor Salvatore dice che si può proseguire, ma attendiamo il fermo immagine. Ecco il rallenti. Ancora Paoletti salta, il braccio sembra alzarsi ulteriormente. E qui il rigore poteva anche starci. Rivediamo ancora una volta, ancora Paoletti salta e il braccio sembra davvero alzarsi anormalmente. E qui ecco il fermo immagine, il braccio sembra molto più alto e quindi il calcio di rigore ci poteva stare. Eravamo sullo 0-0 e un gol del Vico sarebbe stato incredibilmente. Attenzione che qui c'è un'altra azione dubbia, la panchina del Vico Pisano protesta, ecco la girata, è ancora Paoletti, ma questa volta sembra che la palla colpisca il corpo. Rivediamo ancora una volta, qui ci vuole un fermo immagine, speriamo di averlo, eccolo, però sembra che la palla colpisca la coscia destra di Capitan Paoletti. Un'altra punizione e questa volta il tiro di Aringhieri è al lato. Qui vediamo, attenzione, ci sono già delle mosse di mercato. Vediamo Ferrucci, Alessio con Mister Del Rosso, c'era anche Benevelli di essere del Santa Colomba. Qui vediamo Montagnani che non perde occasioni per seguire la squadra ma riprende il gioco. Ancora un calcio di punizione in favore del Vico Pisano dalla lunga distanza, palla alta sopra la traversa. Ora è il Ponzacco, un batti e ribatti in aria, Fabozzi, traversa, arriva Melis e la Rinascita passa in vantaggio. Alessio Melis porta in vantaggio il rosso-blu di Ponzacco. Rivediamo l'azione, Fabozzi al momento del tiro, vediamo benissimo che Melis è tenuto in gioco dall'ultimo difensore in maglia bianca, quindi gol regolare. E si riprende con un calcio di punizione della Rinascita, palla lunga, la difesa rinvia, poi c'è un tentativo del Vico Pisano ma Aringhieri in uscita con i pugni salva. Attenzione, Melis parte in contropiede, ruba la palla all'ultimo difensore ma Ferretti si salva, o meglio dire Melis che non sfrutta al meglio l'occasione. Un mister Nannetti arrabbiato ma impeccabilmente vestito, giacca e cravatta per le grandi occasioni. Intanto si riprende ancora con il Vico davanti, accidenti, è un errore clamoroso
dell'ultimo attaccante, e qui è Man, è Sansone, scusate, per Red Bull. Il contropiede della rinascita è stato micidiale. Sansone si è trovato la palla giusta, non ha sprecato. 2-0 per la rinascita, ed ora è notte fonda per il Vico Pisano. Qui è ancora Ferretti che salva la porta dei campioni in carica. Campioni in carica mestamente sotto di due gol. Esce anche Bova, ancora un calcio di punizione, e Aringhieri fa buona guardia. Poi ci sarà anche fallo. Rossi guarda attonito una difesa che sbaglia. Melis va ancora in rete, ma il signor Salvadori annulla per fallo dello stesso Melis. Rivedendo l'azione, sembra che il fallo non ci sia. Il gol poteva e sembra giustamente, sembrava regolare. Esce anche Fabozzi, un ulteriore calcio di punizione per la rinascita. Attenzione, per la rinascita, Ringhieri salva il 2-0 con una prudezza. Colpo di reni, qui c'è il fallo di Sansone. Vediamo bene, è calcio di rigore, ma siamo ormai agli sgoccioli, dagli 11 metri ancora nulla può Ringhieri. Il Vico Pisano accorcia le distanze 2-1, ma credo non ci sarà più tempo per ulteriori emozioni. Qui spazza la difesa del Vico, altrettanto fa Mele per la rinascita, e il triplice fischio del signor Salvadori sancisce la quinta sconfitta consecutiva dei campioni in carica del Vico Pisano.